Quando ero in ospedale sognavo di rivivere quelle sensazioni che ho sempre vissuto prima dell'incidente. Walter è sempre stato per noi un leader, no? Lo spartiacque. Da giovane era quello che ne combinava sempre una. Uno dei primissimi atleti che Red Bull Italia ha avuto. Ha sempre rappresentato l'energia, il motore. Ci siamo conosciuti in America, il primo mondiale. Si è aperta la porta dell'ascensore e ho detto, questo qua da dove arriva? Se ne c'era qualcuno che provava a fare un salto particolare, con una tecnica particolare, era proprio il grande Walter. Io ora sono attaccato a una macchina del respiro, fisso ad una carrozzina per tutta la vita. È una battaglia tutti i giorni, lui deve battagliare con tutto. La sua vita sono 23 ore al giorno di sacrificio, ma sacrificio duro. Non è facile in una società entrare come disabile, però lui va avanti. Mi legano perché sennò scappo. Nonostante io lavori con le persone disabili, lui non mi sembra una persona disabile affatto. Ho sempre la sensazione che lui adesso appunto si alza, parte e va. Non è che ti cambia essere tetraplegico dall'essere un atleta di Coppa del Mondo. Devi sempre combattere per raggiungere dei risultati.